stupido che lucri sulla sofferenza umana, per carità. Però vorrei fare questa considerazione. La tabella attualmente vigente dell'INAI, quell'istituto privato di assicurazione che prende le contribuzioni assicurative assistenziali e poi non paga il premio, perché bara, non riconosce. Recentemente mi è arrivata una mail di un povero diavolo, il quale ha la madre che ha lavorato come pettinatrice per tanti anni ed ha un mieloma multiplo, malattia che la ricerca scientifica ha dimostrato che deriva dai pigmenti delle pettinatrici, delle coiffeur praticamente, e per il mestiere della pettinatrice, ancora più del parrucchiere, è fatta di pigmenti, di pacciocche di questo tipo. Ci sono dati di malformazioni dei figli di queste donne, c'è anche il mieloma multiplo. Lì nella ricerca scientifica, secondo loro, ci sono ignoranti, disonesti e vari. Quindi ecco, non sono solo un'industria privata di assicurazione, c'è anche questo, che c'è di mezzo la salute, c'è di mezzo la vita di tanti gente, e c'è di mezzo la impossibilità di prevenire in modo primario. Però arriva tanto bene che dà la lupa al lupo dopo, perché poi le manovre di messa in bonifica non basta. Pericolo amiante, bisogna veramente questo materiale toglierlo di mezzo. Michele si ricorda che a Mestre, il 2 agosto del 2010, ho litigato con il suo collega, il presidente dell'associazione di ex esposti all'amianto, perché dice si toglie l'amianto e sostituisce le tettoie con dei pannelli solari. Risparmiamo dalla bolletta della luce, sì, ho capito, ma l'amianto dove lo si mette? Lo si mette come a Cappella del Cantone, vorranno metterlo in una discarica dedicata. Tra l'altro mi aveva trovato che la fatta qui era la vicina, quella fatta è il responsabile locale, non so se il presidente della provincia o dove, Cappella del Cantone vicino a Cremona, no? Insomma, gli hanno fatto stratificare sopra 2 metri di ghiaia e di sabbia per allontanare la discarica, l'amianto conferito in questa discarica autorizzata dalla fatta qui, perché appunto molte persone non sanno che l'amianto è tanto pericoloso se lo si vede, lo si manda, come se fosse dal naso. Quindi Muti dice che l'unica fibra non pericolosa è quella che entra dal naso, ma anche quella che va dalle altre parti. Avete visto anche il bacino, se ne va. E io dico sempre che l'amianto, l'amico Michele, quando vado a Cesare tanto a chiacchierare con loro, è un bellissimo rapporto di ADL, domanda rispondo, perché so, e ho detto l'amianto è dappertutto, se per caso, che dite avesse fatto i tampax per le donne per contenere il flusso mestruale, contenente amianto che dà, conferisce un potere assorbente maggiore, allora no, basta la doccia, l'ho dimostrato. Quindi anche quello è un danno, anche quello è un rischio notevole. Quindi lei, quando l'amico diceva si mettono i bonifici, ho capito, però dove lo si mette? C'è una possibilità. È un ricercatore italiano, un geologo dell'Università di Modena e Reggio, che ha messo a punto, ha brevettato per l'Italia e per l'Europa, un energizzatore dell'amianto che a caldo, 1600 gradi, circa 20 ore, trasforma la forma chimica, fisica e febbrile del silicato amianto in qualcosa di vetroso che può essere rimacinato e diventare. Quindi ha perso la struttura fibrillare, ha perso la nocività, non andrà mai a toccare a nessuno e potrebbe diventare macinato una polvere, ma veramente fine, di sferoli che possono costituire il supporto, materia prima e seconda, per fare piastrelle di pavimentazioni autostradali, autostradali domiciliari e così via. Ora quindi io mi permetto di mettere giù, e lo vedrete anche sul libro, e lo trovate in questo PowerPoint, lascio loro, posso diffondere quello che vogliono, tutte queste altre, quindi i tumori maligni del cervello. Anche il Giuseppe Mora ha dimostrato che l'amianto può essere responsabile della SLA, sclerosi laterale amiotrofica, è piuttosto grave, dell'Alzheimer, lo anticipa, dell'autismo e molti linfomi, mieloma multiplo, eccetera. Quindi il tessuto emolipoietico, cioè quell'insieme di tessuti, dei midollosi che produce i globuli rossi, dei linfonodi, eccetera, che producono i polimorfi nucleati e soprattutto i linfociti. Ai quali possono essere un bersaglio dell'effetto cancerogeno dell'amianto e dare roba di ossido, una leucemia, eccetera. Ovvio, oggi questi vari che prendono le contribuzioni ma non vogliono dare il premio assicurativo, se non ho torto collo anche dopo 2 o 3 giudizi, come è capitato a Lecce e così via, come quell'altro di Brindisi, fatto sentirlo, di un malato di MC.
CS, un elicotterista dell'esercito italiano, che ha preso tanto uranio impoverito in Bosnia e Erzegovina nel 1996, per cui 5-6 anni si è ammalato ed è sbombolato completo. Una persona che quando, per il senso militare, un atleta, ciclista, vinceva tutto, casa sua e casa di suo padre, piena di coppe, trofei, eccetera, delle sue carriere. È una larva umana. Quindi questo è. E il giudice ha avuto per 3 volte condannato l'altro, l'anno non ha scuscito 1 euro. E questo va in Inghilterra, curarsi l'unico posto, come in America, dalla Paterna Buffalo, dalla Morro a Londra o a Dallas, da Rea, praticamente 12 posti dove prima di tutto non li trattano davanti e sanno anche capire con la notevole analisi anche una diagnosi fatta correttamente. Quindi ecco che c'è questo. Io mi proverò, ho messo anche nel libro, è un sogno, però tutte queste informazioni io le ho messe insieme, le ho studiate, non le ho inventate, tutte c'è la biografia, se uno dice ma porca miseria, ma io cerco ora, andiamo a vedere, vedete per gli inglesi, gli italiani, che hanno introdotto io in 3 mesi un quarto di lavoro e mi ho preso lo stimolo di diffonderlo ai miei concittadini, perché se i medici e i pazienti, o le persone sane, dovessero conoscere, molto meglio sarebbe protetta la salute. Ho un'amica che è una sciamana di origine pre-inca, peruviana, parecchia, perché è il dottore che scrive tante cose belle di medicina, non cura la gente, è una curatrice, una curandera, no? Ma io preferisco trovare le persone sane, le insegnanti, quello che ho imparato, a spese delle radio, quindi ho il dovere civile di restituire questo, in realtà, imparare, cioè insegnare a mantenere la salute di vita, perché poi dopo, quando è perso, non si torna più. Al massimo si può fermare, come l'MCS, dei primi segni, può fermarsi l'esposizione, non fumare, non profumarsi, non bere certe cose, non mangiare in realtà. Si può sempre vivere, la vita nostra, vuol dire sanità, è un po' come la discesa a slalom di scisti. Ci sono le porte, se il sciatore, lo slalomista, è furbo, passa tra sé, se è bravo vince anche, se è stupido va a cavallo delle porte e si trasforma senza i boxer come Davide Michelangelo, che ho fatto vedere prima. Io vi ringrazio la vostra attenzione, sono pronto a rispondere alle domande se qualcuno vuole farle. Se... Thank you.
quindi uno che ha un cammino, un tubo, eccetera, è ovvio deve denunciarlo come dovere al sindaco, il quale è responsabile dello stato di salute della collettività che lui governa, che l'ha eletto tra l'altro. Quando eventualmente uno non dovesse soddisfare l'elettorato, tanto vale cambiare. Non è detto, non è che uno nasca sindaco, nasca imperatore d'Etiopia, altre cose del genere. La vita umana va e viene. Fatto per fatto, di come difendersi, averne paura è inutile eccedere, essere coscienti, ecco perché il mio discorso è più importante alla trasmissione di una realtà scientifica, ma senza allarmismo, senza altre cose. Però se uno è pusillanime, sa rabbia e gli viene anche la diarrea dalla paura. Fatti suoi, però bisogna non buttarlo nel primo forse in campagna o altre cose del genere. Voglio aggiungere una cosa. A parte che tutte le case costruite prima del 92, in tutte le case, prima del 92 ci sono i camini d'amianto, ci sono generalmente anche gli scarichi d'amianto, perché non era fuori legge, quindi veniva usato perché era il materiale che dava più garanzie di resistere nel tempo, è eternamente eterno, quindi, ed era quello che costava di meno, quindi veniva usato dappertutto. Una cosa che si può fare, la prima, è quella, e qui bisognerebbe anche che tutti i cittadini, non solo verso gli amministratori, ma fra l'altro è una cosa che già c'è in Francia, e bisognerebbe farlo anche in Italia, quando si fa rogito in una casa, si sa della casa dove c'è l'amianto, è obbligatorio, non si può vendere una casa se non c'è scritto nel rogito esattamente dove è l'amianto di quella casa, perché ha un valore diverso da una casa che non ha l'amianto. Questo è importante non solo per chi ci abita, ma è importante perché se un lavoratore viene a fare dei lavori in casa, viene l'idraulico, viene l'elettricista, oppure lo stesso inquilino deve fare dei buchi, deve sapere esattamente dove c'è l'amianto. Naturalmente questo vale per le scuole, per tutto. Quindi una delle prime cose da fare sarebbe quella, uno, di chiedere dove c'è l'amministratore, ma poi bisognerebbe, per esempio, un altro passo da fare, perché non è solo io, una volta che lo so, dovrei prima di tutto fare in modo che ci fosse una legge, insomma, una legge nazionale che dice no, noi, perché va proprio nel senso della prevenzione. Poi c'è il secondo problema, che è quello delle dove mettiamo l'amianto che si toglie. Arriviamo a quello che diceva anche prima il professor Lugazzi. Anche qui, noi oggi per esempio la maggioranza dell'amianto lo portiamo in Francia o lo portiamo in quello dismesso, o in Francia o viene portato in Germania. Naturalmente a costi molto elevati, perché le poche discariche che ci sono in Italia sono esaurite. L'amianto generalmente, quando lo dismettono, lo accatastano nei sacchi, come avete visto lì, e poi lo mettono in capannoni perché non sanno dove metterlo. È chiaro che il problema della discarica non risolve la sicurezza dell'amianto, come diceva prima il professor Ugazzi, perché c'è il percolato, comunque si diffonde. È vero che c'erano degli studi, perché anche in Francia lo inertizzano, in che senso? Lo portano a temperature elevate e dicono che perde le caratteristiche, le fibre cancerogene. In Italia c'erano degli studi, questi studi però il Ministero non gliel'ha autorizzati perché, diciamolo francamente,